Ciao ragazze, buongiorno. Oggi è una splendida giornata di fine inverno. Fuori c'è un bellissimo sole e tutte noi abbiamo una gran voglia di uscire e di primavera. Purtroppo dobbiamo passare ancora qualche ora in casa dovuta al lockdown e dovuta anche allo smart working. Per cui, perché non pensare a un comfort fashion che possa accompagnarci in questo fine inverno e inizio primavera? Il primo outfit che vi propongo è qualcosa di davvero molto molto confortevole. Infatti ho abbinato dei pantaloni di taglio classico, bianchi e molto molto morbidi. Hanno la fortuna di avere, diciamo così, un taglio molto ampio, per cui sono comodi per essere indossati tutto il giorno. Poi li vedremo per l'appunto indossati. Vi propongo questi pantaloni con una chiusura, diciamo, molto classica di taglio, potremmo dire quasi maschile. Ve li propongo su un top a collo alto e a maniche corte. Vediamoli così. Questi sono i pantaloni, come vedete anche la piega è stirata, per cui vi danno comunque un'eleganza e una cura nel dettaglio, ma nello stesso tempo sono molto comfort, sono molto ampi. Sopra questi io vi propongo invece questo top a maniche corte e a collo alto, poi lo vedremo indossato. Per terminare l'outfit di questo, per terminare questo outfit, per l'appunto, vi propongo quelle che sono le mie ultime, la mia ultima scelta, ovvero queste meravigliose Vera. Sono le scarpe, diciamo, che ora vanno per la maggiore fra le ragazze più trendy. Io non sono così trendy, però mi sono piaciute moltissimo perché tutto quello che va a comporre questa scarpa è vegano e quindi c'è un grandissimo rispetto per quello che è la natura, gli animali e tutto ciò che a me è molto caro. In più il loro design, devo dire, è davvero comfort fashion, ovvero molto elegante, sobrio, con queste tonalità neutre che si abbinano veramente a molti look. Anche, diciamo, possono essere utilizzate in situazioni non eleganti, ma in situazioni, per esempio, in una situazione lavorativa, perché è una scarpa che possiamo abbinare veramente anche a una giacca, per esempio, o a un outfit comunque un pochino più ricercato della tuta da ginnastica, delle jumpers, di ciò che utilizziamo in questo momento. Ecco qui, questo è il primo look che vi propongo. Per l'appunto, come vedete, i pantaloni ampi cadono sulla scarpa in modo molto molto comfort e molto morbido. Per impreziosire queste cose, ovviamente dei piccoli gioielli, dettaglio che fanno sì che il look sia molto curato, per cui degli orecchini di perle magari o alcuni anelli che vanno a dare un po' di grinta e un po' di autorità a questo look che è veramente comfort. E questo è il primo che vi propongo. Per terminare questo primo outfit, diciamo, che cosa c'è di meglio di elevare un pochino l'outfit con un cappotto lungo scivolato? È molto chiaro. Anche questo tono su tono che ci permette quindi di elevare un pochino la situazione dell'outfit anche utilizzando, diciamo, degli abiti molto molto comfort. Questo è il primo outfit che ho messo assieme per voi. Ovviamente si può abbinare sia ad una borsa un pochino più ricercata, diciamo così, quindi con dei dettagli un pochino più eleganti, sia con per esempio una piccola pochette da abbinare all'intero outfit che ci permetta di portare con noi l'essenziale senza dover per forza utilizzare una shopping bag o qualcosa di importante. Un altro outfit molto, diciamo, semplice nello stesso tempo che funziona, perché lo possiamo indossare tutto il giorno, è composto da questi pantaloni chino, quindi molto semplici, di linea e taglio classico, anche questi,
con dei dettagli molto maschili, per esempio il taglio delle tasche, il tessuto è anche questo di una pesantezza media, in modo da poterlo utilizzare anche in queste giornate, e è molto bello potergli dare un tocco di luce, per esempio abbinandolo ad una camicetta, così da essere sempre professionali, ma nello stesso tempo anche questa con tonalità e tessuti molto morbidi può essere davvero confortevole. Anche queste possono essere, anche questo outfit può essere sempre abbinato, per esempio, alle nostre sneakers, che sono anche in tono su tono, e che possono funzionare benissimo anche con un pantalone chino che quindi non ha una lunghezza importante, anzi, e termina con una gamba più affusolata. Ecco qui, anche questo lo vediamo ovviamente indossato, in modo che tutto l'outfit possa essere più chiaro anche per voi. Questo è il secondo outfit che vi propongo. Ovviamente per uscire abbiamo poi la necessità di indossare su questi outfit delle giacche più pesanti. Ecco che allora ci vengono in aiuto due capi spalla. Il primo è quello che ancora utilizzeremo, diciamo, per le giornate più fredde. Io ve lo propongo perché è uno dei miei ultimi acquisti e comunque è un capo spalla molto morbido e molto confortevole, che viene utilizzato soprattutto appunto per le ultime giornate di pioggia dell'inverno, le ultime giornate fredde, anche se questo sole davvero ci fa solo venire voglia di dimenticare i capi pesanti. Altrimenti, ovviamente, se poi la stagione fosse davvero fredda, oltre ai gioielli, possiamo indossare per esempio dei guanti molto chiari. Questi sono dei guanti che io ho scelto ultimamente, spero di mostrarveli bene perché non vedo che cosa riprende la camera, ma sono dei guanti di pelle che io ho scelto per l'appunto ultimamente e devo ancora indossare. Sono morbidissimi e devo dire che la qualità di questi guanti mi ha davvero stupita, per cui non vedo l'ora di poterli indossare, anche se si tratta appunto di un tardo inverno o di un inizio di primavera. Un'altra cosa che vorrei, diciamo, inserire all'interno dei nostri outfit sono le sling bag. Ne abbiamo già parlato nel video legato alla mia voglia di primavera. Questo spero che sia voglia di primavera per tutti, ma si possono utilizzare appunto se ci fossero delle giornate molto calde, sia con i pantaloni chiari, bianchi, che con i pantaloni, diciamo, più sui toni del nocciola. Si possono utilizzare per l'appunto delle sling bag molto molto semplici. In tal caso, ovviamente, insieme alle sling bag io abbinerei una borsa color cuoio proprio per poter continuare questo dettaglio e quindi poterle inserire all'interno del nostro outfit assieme. Salutando. Un altro look sempre che ho preparato per voi, invece, è molto più primaverile. Spostiamo un momento queste cose e andiamo verso quello che è l'utilizzo, per l'appunto, di uno degli elementi che è più legato alla primavera, ovvero la gonna. Io ho scelto questa tonalità, che è ancora a metà fra quello che è il tono invernale e quello che invece è il tono primaverile. Iniziamo quindi con una struttura così un po' frivola, sempre però molto comoda perché il tessuto non si stropiccia. Questo è un tessuto particolare per cui è leggermente gonfiato, diciamo, verso la fine con questo volant, però nello stesso tempo ci permette di stare molto molto comodi. Su questo possiamo indossare, ovviamente mantenendo questa camicetta, per cui l'outfit diventa così più professionale, oppure se vogliamo restare sempre più comodi e nello stesso tempo comfort per la nostra giornata, ecco che possiamo indossare questo maglione a collo alto. Ve lo faccio vedere qui sulla rack, forse si vede meglio. Questo maglione a collo alto, che si intona perfettamente, ci permette di godere della morbidezza della gonna e della morbidezza del maglione, sempre però rimanendo all'interno delle tonalità e del comfort di cui parlavamo. Con un abbigliamento così possiamo tranquillamente trascorrere tutta la giornata in casa, lavorando, nello stesso tempo possiamo essere, diciamo così, eleganti, fra virgolette,
Comfort fashion, esattamente così come è per l'appunto il nostro intento. Che scarpa abbinare a questo outfit? Allora, io vi propongo sempre una cosa un pochino al limite del comfort fashion, nel senso che possiamo comunque, rimanendo in casa, abbinare un collan molto comodo con uno stivaletto da portare in casa, per cui anche semplicemente un hug, oppure io vi propongo, se doveste uscire, per esempio, cosa che capita raramente, però si può fare, io vi propongo di indossarli invece con un tacco che abbiamo tutte voglia di provare, ma un tacco molto comodo, è un tacco ampio, è uno stivale che ci copre, per cui anche se ci fosse l'ultimo freddo, diciamo così, possiamo comunque arrivare ad un'altezza della gamba, per cui la gonna ci copre lo stesso e fra gli stivali e la gonna non rimane molto, molto scoperto, per cui questo ci permette di poterlo indossare anche nelle giornate fresche. Ovvio che se dovessimo affrontare delle giornate veramente fredde, sopra questo outfit, per esempio, potremmo poi inserire un cappottino con una manica a tre quarti, per esempio, che vada a completare l'outfit e che quindi ci dia la possibilità di coprirci nello stesso tempo e rimanere veramente molto comode. Un altro outfit che vi propongo e che ho scoperto da poco è abbinare invece a quello che è per l'appunto un caldissimo jumper come questo, un leggings di Ecopelle. Questi sono di una marca conosciuta, diciamo, la conoscete tutti perché è intimissimi. Comunque sono dei leggings che si trovano veramente di qualunque marca. Io vi lascerò sempre il link di tutto ciò che vedete all'interno delle informazioni nell'info box proprio qui sotto. E questo è quello che vi propongo io, un leggings, diciamo, in ecopelle, chiaro, in modo che anche questo è molto morbido e molto comfort, si può indossare tutto il giorno e si può abbinare molto tranquillamente a quella che è la comodità e il calore di questo jumper che è a collo alto, quindi ci dà la possibilità di rimanere veramente comodi e nello stesso tempo fashion e anche avere qualche spunto di primavera. Stanno ovviamente benissimo con le nostre trainers nuove, oppure possiamo pensare a qualche cosa di un pochino più elegante abbinandolo ad uno stivale, per esempio. Anche questo starebbe molto bene sia con lo stivale nero che con uno stivale più chiaro. Un altro outfit che vi propongo invece è completamente differente. Andiamo verso i colori della primavera, quindi questa volta l'azzurro. Io non indosso molto spesso i jeans queste stagioni, non so perché, probabilmente perché stando in casa per l'appunto non sono così comodi. È per questo che vi propongo un outfit invece con un jeans da un taglio molto molto comodo. È un taglio, devo dire, anni 80 per me. È un taglio a vita alta, per l'appunto, ed è di tonalità molto chiare. Questo jeans, che in fondo ha una particolarità, cioè è ancora così sfibrato ed è sfilacciato, lo propongo su una giacca invece di taglio molto classico. Anche questa ha dei toni azzurri, per cui dei toni che vanno verso la primavera. Adesso questo super sole non so se ci permette davvero di vedere i dettagli della giacca, io spero che voi riusciate a vederli. Comunque anche questo è una pesantezza primaverile ed è una giacca davvero minimal di taglio maschile, assolutamente non oversize questa, perché già il jeans comunque ci dà il comfort di avere questo taglio ampio, diciamo questo taglio che adesso è definito taglio mama, con una vita molto alta e dei fianchi molto larghi in modo da essere veramente comodo. In più, per l'appunto, vi propongo di utilizzarlo su una giacca di toni azzurri e come abbinarlo. Se ci fossero delle giornate di estremo, diciamo, ancora molto chilly, così, di estremo freddo, io vi propongo di inserire sotto la giacca una felpa con cappuccio oversize,
Per cui ci dà questo, diciamo, questo comfort di poter rimanere in casa con la felpa oversize e i jeans, sempre con le nostre trainer, e nello stesso tempo lo possiamo portare sotto la giacca in modo da dare un po' di grinta a questo outfit che comunque, certo, può essere professionale la giacca, ma con il cappuccio, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma con il cappuccio comunque diventa veramente trendy anche in questo momento. Quindi questo è un altro outfit che vi propongo. Ultimo outfit della giornata è invece il più frivolo, diciamo, cioè è l'utilizzo di un abito. Perché no? Perché avere un abito così leggero e fresco è comunque molto comodo. Ovviamente stando seduti, certo, i pantaloni potrebbero anche essere più caldi, però poter indossare comunque un abito ci permette di non avere costrizioni, per esempio alla vita, di non dover, io che utilizzo sempre una sedia ergonomica, per esempio, non ho quindi la necessità di avere un pantalone più ampio o cose di questo tipo, perché possiamo per l'appunto anche utilizzare un vestito e sentirci anche più belle, anche se passiamo molto tempo a casa. Questo è uno di quelli che vi propongo, oppure questo che è sempre comunque molto comodo perché è in maglia stretch, per cui si può indossare, ha una lunghezza, hanno entrambi una lunghezza abbastanza importante, per cui insomma si possono indossare tranquillamente in casa e si può abbinare per esempio quest'ultimo alle nostre trainer, per cui è veramente molto molto semplice. Nello stesso tempo questo minimalismo ci permette di essere per l'appunto comfort. Tutti questi outfit, io, tutti entrambi questi due abiti, io ve li propongo se ci fosse un momento di freddo oppure la necessità di uscire, utilizzando come cappottino questo cardigan oversize. È un cardigan lungo che può essere quindi portato sopra entrambi gli abiti e ci può aiutare ad uscire e a sopportare ancora un po' di questo freddo degli ultimi giorni d'inverno, per l'appunto. Ragazze, spero che sia stato interessante anche per voi, spero che troviate spunti, mi fa molto piacere perché alcune di voi mi stanno già mandando messaggi o foto di abbinamenti e di abbigliamenti che stanno provando prendendo spunto dai nostri video. Se avete voglia di vedere qualche cosa in particolare, non dimenticate di scrivermelo nei commenti, iscrivetevi al canale, per me è molto importante. E per oggi vi ringrazio e vi lascio al vostro comfort fashion quotidiano. A presto!